Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i top e i flop del periodo. Prima di iniziare, sulle labbra ho il rossetto di Neobio, il Classic Red mi sembra sia, comunque è nel progetto smaltimento 20 in 2020. Allora, parto con i prodotti. Alcuni prodotti che sono quelli che sto testando un po' di più hanno, vi ho fatto la review sul mio blog, quindi potete trovare l'inci, i prezzi, dove trovarlo, insomma potete trovare tutto nel mio blog, vi lascio il link nell'info box. Di altri invece che sto utilizzando da meno tempo, la review ancora non c'è, ma ci sarà presto. Allora, ci sono due prodotti make-up, tre prodotti per il viso e due prodotti per i capelli. Parto dai prodotti per il viso. Allora, un prodotto che per quanto mi riguarda è un no, è il contorno occhi della Sien, della linea Cellular Beauty. Questa linea ciclicamente viene rimessa in vendita alla Lidl. Il siero di questa linea a me mi è piaciuto tantissimo, mentre il contorno occhi no. L'inci non è buono come quello del siero. Di questo a breve, se non forse la trovate già, comunque la review con l'inci a pallini. Costa pochissimo. Questo si chiama Ei Mousse, quindi un contorno occhi in mousse. Allora, intanto, per quanto mi riguarda a prima vista, non è una mousse, ma è un gel. È un gel che però non è così appiccicoso come di solito è un gel. Ha una consistenza più morbida ed è molto piacevole da stendere nel contorno occhi. Una sensazione molto piacevole. È rinfrescante. Non è un contorno occhi nutriente, quindi se avete un contorno occhi secco, segnato o particolarmente esigente, no. Però potrebbe anche andare bene per un contorno occhi da giorno, potrebbe andare bene per un contorno occhi pre-trucco o se siamo giovani o non abbiamo particolari problemi. Il fatto è che quando applico questo contorno occhi divento automaticamente più vecchia di 20 anni, cioè mi va a creare e a segnare un sacco la zona, mette in evidenza delle rughette di espressione che di solito non ci sono, cioè veramente mi invecchia il contorno occhi di 10-20 anni, quindi no. E oltretutto non trovo neanche dei benefici, quindi mi dispiace ma no. Un contorno occhi che invece mi sta piacendo tanto, lo sto utilizzando da 3 giorni, mattina e sera, ed è fantastico, è questo qua di Madara, della linea Smart, ed è antiossidante e antifatica. Allora, costa sulle 30 euro, una roba del genere, e si vede, cioè nel senso, è un contorno occhi fantastico. È una cremina che si stende in maniera molto piacevole sugli occhi. Non è per niente pesante, io ho un contorno occhi normale, non è secco, non è particolarmente segnato, però questo contorno occhi è altamente nutriente, altamente idratante, distensivo, tonificante, veramente fa tutto e allo stesso tempo non è pesante, è perfetto se vogliamo truccarci, è perfetto di giorno, è perfetto di notte, io la notte ne vado ad applicare un pochino di più, però è fantastico, mi piace un sacco, lo sto utilizzando da 3 giorni ma veramente è stato un amore a prima vista, a primo utilizzo anzi, quindi se avete la possibilità io questo contorno occhi ve lo straconsiglio. Questo mi era stato omaggiato al Cosmo Prof dall'azienda. Ultimo prodotto per il viso è questa crema viso di Winnie's Natural e questa è la crema giorno, è un antirughe effetto lifting con azione antiossidante, riduce le rughe del 6% già nei primi 15 giorni. Sinceramente non l'avrei dato una lira, vi devo essere sincera. Io inoltre ho la pelle del viso mista, quindi quando vedo scritto antirughe mi viene l'ansia, nel senso, io in genere le creme antirughe sono troppo pesanti per me. Questa è fantastica. Allora, ha una texture, vedete, cioè è abbastanza solida, però quando si va a prendere è una crema un pochino densa, ma non un burro. Non fascia bianca, non unge, non appiccica, si spalma con una facilità incredibile, è piacevole la sensazione. Ha una profumazione neutra, molto molto delicata, appena percettibile, lascia la pelle setosa, vellutata, idratata, è veramente ottima.
Ho notato anche un miglioramento per quanto riguarda le piccole imperfezioni della pelle, quindi i pori dilatati, i punti neri, delle segni di espressione, cicatrici post-acne. Cioè, io ho notato, anche se lo sto utilizzando da 4-5 giorni, ho notato comunque un lieve miglioramento quando la metto. Mi piace moltissimo, non è per niente pesante, è ottima e per quanto mi riguarda, per il tipo di pelle che ho io, è perfetta anche la notte. Anche qua ne metto magari la notte un pochino di più rispetto al giorno, ma è fantastica, mi piace da morire. E di questa marca, di questa linea, sto utilizzando anche la crema Mani, che è buona, ma non mi ha fatto dire wow, però non è niente male. E vorrei prendere assolutamente il contorno occhi e il siero viso perché mi sono incuriosita tanto. Questi prodotti Winnie's Natural si trovano solamente in farmacie, parafarmacie e alcune erboristerie, quindi non sono prodotti che si possono trovare ad esempio da Attivo Ta. Comunque è un prodotto fantastico, anche questo mi era stato omaggiato dall'azienda Alcosmo. Profuma veramente un prodotto ottimo. Per quanto riguarda il make-up, ho due promossi, ve li ho mostrati anche nell'ultimo Get Ready With Me, che vi lascio linkato tra le schede nell'info box. Allora, la prima cosa che vi promuovo è questa spugnettina di Madara, anche questa omaggiata al Cosmo Prof, sembra fatta apposta, ma ve ne sto parlando ora e è passato quasi un anno, quindi questo vi fa capire che io non sono assolutamente legata alle aziende, non mi pagano, quindi... Allora, è ottima, è super morbida, una volta bagnata aumenta molto di volume, non si va a bere il fondotinta e mi piace veramente tantissimo. Sapete che le mie preferite sono quelle di H&M, ma questa è veramente ottima e la sto utilizzando praticamente sempre. Un altro prodotto che mi piace molto e che è entrato nei miei preferiti in questo periodo è il fondotinta effetto giovinezza immediato con perle levigati alla cera di rosa di Yves Rocher. Allora, l'inci io sinceramente non sono stata neanche a guardarlo, ma di sicuro non sarà buono. Io ho la colorazione beige 200 e io, come sapete, ho un problema con i fondotinta, nel senso di solito divento arancione. Non so come mai faccio uscire l'arancione dai fondotinta. Con quello di Essence non mi succede, ma l'hanno tolto dal commercio. Avevo un campioncino di questo fondotinta, l'ho voluto provare e anche questo va che è una meraviglia. Allora, è il mio colore perfetto. È piacevole sulla pelle perché non si avverte, è come una seconda pelle, va a uniformare ma ha un effetto molto naturale, non va a segnare le rughette di espressione, non secca la pelle ma allo stesso tempo non l'appesantisce, non la unge, non mi crea problemi di brufoletti. Non è il massimo della copertura, ma è un po' stratificabile. Per un fondotinta da giorno, da battaglia, diciamo così, è perfetto. E se non avete particolari esigenze come me, va benissimo. Io, ad esempio, in questo momento non ho il fondotinta, non ho il correttore praticamente, ho un pochino di blush, il rossetto e basta. Quindi capite anche le mie esigenze. Questo fondotinta per me va benissimo. Se cercate un fondotinta naturale, impercettibile sulla pelle, questo è buonissimo. Andate in negozio, provate il tester o dei campioncini e poi acquistate il prodotto. Io l'ho preso con, mi sembra, il 45% di sconto, quindi anche a un buon prezzo. Ultimi due prodotti sono due prodotti per i capelli. Allora, il primo è Ecos, la maschera per capelli con idrolizzato di semi di moringa. Costa quasi 5 euro, 500 ml. È una maschera che ora è tutta bagnata perché mi sono lavata i capelli ieri, non meglio se non la apro. Comunque è quasi finita. È un prodotto che devo bocciare. Io ero innamoratissima del balsamo di questa marca. È una marca che si può trovare al Tigo Tac. Il balsamo era fantastico, la maschera no, nel senso, se il balsamo che era in tubo, quindi anche più pratico, era super districante, per niente pesante sui capelli, ma era una roba veramente molto molto districante, la maschera non è così. Allora, ha un barattolino come tutte le maschere, quindi già è più scomodo, però intanto non nutre i capelli, non ripara i capelli in nessun modo, quindi l'effetto maschera non lo vedo. Per quanto riguarda la districabilità, quindi quello che in realtà dovrebbe fare un balsamo,
neanche più di tanto, nel senso io ne vado a mettere tanto, lo lascio in posa un minuto, non di più, perché non ho voglia di stare lì, tanto ho visto che se lo lascio in posa per più tempo non succede niente, quindi dopo un minuto io lo tolgo, ma i capelli non rimangono morbidi, non si districano con più facilità rispetto al solito, quindi no, nel senso, per il prezzo che ha, per la scomodità del barattolo, vado a ricomprare il balsamo, che è 100 volte meglio di questo. Un prodotto che mi sta aiutando molto e che adoro, mi sta aiutando soprattutto con questo, ve ne avevo già parlato nei prodotti ricevuti al Sana, nella review, vi lascio il link di quel video, è l'acqua balsamo di Quanticlicium con ibisco e jojoba, è un balsamo appunto senza risciacquo che io vado ad applicare su capelli umidi, sulle lunghezze, prima di pettinarli e di asciugarli. Allora, la profumazione a me piace moltissimo perché sa un pochino di liquirizia, ma la liquirizia dell'Aribo, quindi un po' dolce, veramente molto buono e rimane in maniera molto delicata sui capelli. Voi fate conto che sono qua, lo sto utilizzando da quando sono tornata dal Sana e lo utilizzo ogni volta che mi lavo i capelli, ma ne basta veramente una, due pusciate di prodotto e basta. Ha una cremina abbastanza leggera, abbastanza liquida, rosa, lo vado a mettere nelle mani, friziono un po' così le mani e poi applico sui capelli. Non li va ad appesantire, non li va ad ungere, il pettine o la spazzola poi va giù che è una meraviglia, quindi i capelli si pettinano con una facilità incredibile e rimangono leggeri, morbidi, luminosi, secondo me ripara anche dal phon, ora non so se è una delle sue funzioni, non ne ho idea, non me lo ricordo, però io mi sembrano meno sciupati anche da quando utilizzo questo prodotto e è fantastico, veramente, se non l'avete provato, provatelo, è un prodotto certificato IAB, testato al nickel, costa sulle 12 euro, ma l'ammortizzate tantissimo perché, guardate, cioè io lo sto utilizzando da settembre, facciamo ottobre, ma cioè ottobre, novembre, dicembre, gennaio, siamo a febbraio, 4 mesi, mi lavo i capelli 2 volte a settimana e i miei capelli non sono corti. Quindi è un prodotto fantastico che vi straconsiglio. Ottimo anche Vulcano per il cuoio capelluto. Anche questo è diciamo un top, però non volevo mettere troppe cose, quindi ho fatto una scelta e ho scelto questo. Questo veramente è stato un prodotto rivelazione del 2019, mi si è aperto un mondo ed è veramente fantastico. Se questo marchio non l'avete ancora provato, provatelo perché veramente è validissimo. Non è super economico, ma ripeto, i costi vengono ammortizzati con il tempo perché sono prodotti che durano, perché basta poco prodotto per applicazione. Quindi questi erano i miei prodotti top e flop del periodo, fatemi sapere quali sono i vostri e se avete provato quelli che vi ho mostrato. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!